Mister, 25 minuti di Ternana straordinaria nel cuore del primo tempo, un predominio sul Taranto di tipo tecnico ma anche di tipo dinamico, coronato dal gol di Sinigaglia. Poi nella ripresa sostanziale equilibrio, ma insomma il Taranto mai pericoloso se non su un tapin di Pensalpini sopra la traversa. Alla fine credo che il pareggio ci vada stretto. Molto. Ma anche il secondo tempo abbiamo creato le situazioni per ripartire bene, c'è stata un'occasione di Andà, un'occasione con Dante e con Miglietta. Abbiamo assunto un atteggiamento diverso il secondo tempo perché volevamo aspettarli per ripartire, l'abbiamo fatto bene, forse dovevamo essere più pratici, più cinici in certe circostanze, però il Taranto non ha creato mai nessun problema tranne quell'azione di Pensalfini e il gol finale. Mi aspettavo un Taranto che venisse qua per vincere, questo atteggiamento non l'ho visto, hanno esultato per un pareggio. Se c'era una squadra che ha cercato di vincere la fino al 95esimo è stato di noi, però mi piace questo atteggiamento della squadra, non si è accontentato del pareggio perché aveva due risultati su tre che poteva sfruttare, ha cercato di vincere alla fine, peccato per quel gol perché è un aspetto che dobbiamo migliorare assolutamente, i ragazzi lo sanno, dobbiamo capire se è un aspetto individuale o se è un aspetto di squadra, capito questo potremmo lavorarci sopra per toglierci questo difetto, se si può chiamare, perché è un peccato per loro non ottenere tre punti dopo una partita del genere, è un peccato per i ragazzi. Tra l'altro in settimana avete lavorato assiduamente in maniera metodica e sistematica su questo aspetto e tra l'altro una cosa è prendere gol su una palla inattiva col Taranto in 11, quindi con 7 uomini in area, altra cosa è prenderlo col Taranto in 9 con 5 uomini in area, e rivedendo le immagini oltre a Di Bari ce n'era un altro libero, quindi insomma abbiamo perso 2 uomini su 5 in area. Un altro aspetto, quello precedente, che anche mi dà fastidio, la ripartenza con Docente e Danti. Se Docente dà la palla a Danti larga, magari si conclude l'azione, non si prende. C'era anche un mezzo fallo su Docente, però in quella situazione magari la dobbiamo gestire meglio. E poi dobbiamo migliorare sulla palla inattiva. Forse sulla palla persa poi Docente fallo di frustrazione? Anche. Al di là del rammarico per quella palla inattiva tramutata in gol, è lecito dire che alla vigilia poteva essere accettabile il risultato, ma per come è maturato genera recriminazione? No, prima sicuramente chiunque avrebbe messo la firma per un pari, rivedendo la gara no. E quindi, però io devo analizzare la gara, a me è piaciuta la Ternana, mi aspettavo di più dal Taranto, mi è piaciuto il pubblico. Che è veramente una partita vera con un pubblico vero. Spero che continui a venire così tanto per sostenerci da qui alla fine, perché ne abbiamo bisogno di loro e sono convinto che i ragazzi gli regaleranno qualcosa di importante. Volevi portare 10.000 persone allo stadio, ce n'erano 10.206, la prima battaglia importante l'hai vinta? No, il primo obiettivo si è raggiunto. Spero che possa battere questo. Che i ragazzi possano far battere questo record, perché che la passione possa aumentare, che la gente possa crederci di più a questa società, a questa squadra e a chi lavora in questo gruppo di lavoro, e prendersi le soddisfazioni insieme, perché se lo meritano entrambi, sia la squadra e la società che la gente. L'azione del gol, bellissima, Bernardi che si allarga a sinistra, lo scarico di Diandà, la conclusione di Sinigaglia, un'azione da altri palcoscenici. Ma sono situazioni che proviamo spesso, i ragazzi a volte gli va bene, a volte gli va male, oggi hanno fatto un'azione veramente da giocatori veri, come si dice, bello aver fatto, una soddisfazione per i calciatori e per l'allenatore aver fatto un gol del genere, devono crederci di più i ragazzi su queste cose, perché probabilmente ci credono poco e a volte danno per scontato delle cose che non devono dare per scontato, perché possono dare ancora molto di più. Chiudiamo, avrebbe potuto essere l'apoteosi, il trionfo, non la parola fine sul campionato, perché poi quando mancano 10 partite con 30 punti in palio non puoi dire di aver vinto nulla, però diciamo avrebbe potuto essere un passo pressoché definitivo, non lo è stato, però insomma l'ovazione dei tifosi ai giocatori che hanno fatto un po' il giro del campo per salutare tutti i settori, credo che testimoni che da questa gara il feeling esce rinsaldato. Sì. È aumentato, si vede, si sente che la gente si sta riavvicinando sempre di più a questo gruppo di ragazzi che li vede correre, battersi, lottare per un obiettivo che vogliono regalare a se stessi e alla gente. Grazie mister. Grazie.